troviamo al villaggio alberghiero Santa Caterina di Pescia, dove quest'oggi si presenta l'Unione Sportiva Toscogas, una società che festeggia i suoi 35 anni di attività nelle categorie giovanili, esordienti, giovanissimi e allievi. Questi sono i ragazzi di Maionchi. Andiamo a vedere innanzitutto il suo organigramma e la società. Giuseppe Grassi anche quest'anno sull'ammiraglia della Unione Sportiva Toscogas. 7 allievi, siamo al via del 2013, le prospettive? Le prospettive, riguardando di quelli di secondo anno che hanno fatto, penso che quelli di secondo anno qualcosina mi devono fare di più. Quelli di primo anno sono ragazzi presi così da altre società, però c'è da rivederli quelli lì. Io mi do tutto quello che posso darmi, la mia esperienza, l'esperienza che ho fatto in questi fatti anni, la società l'aiuta per tutto e è la strada che dirà la verità. I ragazzi sono già in bicicletta? Sì, bicicletta, siamo già al fisso, abbiamo da fare ancora altre 2 settimane di fisso e poi mettiamo quello lì. Tanto ragazzi io l'aspetto sul cardo, mi garba le corse col cardo, perché andavo bene sul cardo io e preferito che il corridore vada sul cardo. Perché il velocista non ce l'ho, tutti i ragazzi che vanno abbastanza bene sul passo e ce n'è qualcuno che deve darmi la conferma che se va bene in salita ce la giocheremo lì. Una gara che ti piacerebbe veramente fare una bella figura, non dico vincere ma fare una bella figura? Una gara per vincere, mi garberebbe vincere la Chiesanova, per dare soddisfazione ancora più. È una gara che arriva anche sul caldo, quella? Quella che arriva sul caldo e riconfermarmi come feci con Federico al Marginone. Bene, quello sarebbe un grandissimo successo. Abbiamo chiuso un 2012 non brillante, però la Toscogas Chiesanova è sempre sulle strade. Sì, non abbiamo finito il 2012 bellezza, pensavo di più, si sono lasciati andare ragazzi, non so il motivo, forse perché ne ero troppo addosso, perché forse erano in pochi, in 3 si fa poco, non si fa un buon lavoro come ora, un allenamento, quando si va via a una certa velocità ha il tempo di recuperare quelli dietro. Rifare la stagione del 2012 mi dispiacerebbe con 7 ragazzi che ho. Comunque siamo al 35esimo anniversario di attività della Chiesa Nuova, perché nacque come Chiesa Nuova la società. E anche quest'anno Maionchi e voi, 21 ragazzi in bicicletta, non è poco di questi tempi. No, non è poco. Nadio è dall'anima per questa società. Lì noi di quei che siamo pochi. Io sono assistito da un mio compagno che ora fa le fotografie, Ciodini, c'ha l'allievi, mi dà una mano un po' Nadio, siamo pochi e per pochi siamo si riesce a fare ancora questa cosa. Luca Ciodini, direttore sportivo esordienti e giovanissimi, un doppio ruolo quest'anno assieme a Nadio per poter andare avanti con questa società. Sì, abbiamo voluto provare a vedere quel che saltava fuori, tra virgolette. Con i bambini piccoli, con i giovanissimi me la cavo abbastanza bene, sto andando discretamente, anche loro mi amano proprio dal cuore. Con gli esordienti le cose si fanno un attimino più pesanti, sono ore molto più lunghe, in più cerchiamo di fare il possibile per farli andare d'accordo, di collaborare l'un con l'altro. Non è facile, però piano piano ci riusciremo. Con Nadio è un connubio anche con il Grassi molto valido secondo me, perché i ragazzi sono, ripeto, sono affiatati, cerchiamo di farli andare proprio, anche se non ci sono i direttori sportivi, qualora dovessero andare con loro da soli vanno molto bene sulla strada, sono composti, non creano pericoli, ricordiamoci che sono strada aperta al pubblico, quindi anche alle macchine, che bisogna regolarsi un attimino nel controllarli, ma ripeto, sono persone valide. Tutti, non ho parole per queste persone qua, sono veramente persone ottime. Ecco, non ho... Comunque tra esordienti e giovanissimi sono 14 ragazzi, è un bel numero da controllare. Sono tanti, non sono pochi, cerchiamo di fare il nostro meglio, ovviamente un aiuto anche da genitori, perché non si riesce a tamponare tutte le falde che possono creare determinati problemi. Ripeto, sono dei ragazzi favolosi.
non hanno grossi problemi, ovviamente c'è anche la scuola, la prima è quella, però tutto sommato io ne sono entusiasta. Il bello secondo me della Toscana a Schiasanova è quello di lavorare con tranquillità, non aver l'assillo della vittoria, e questo vuol dire già tanto. La vittoria ovviamente se viene ben venga, per l'amor del cielo, però no, loro devono andare in bicicletta giocando, divertendosi. Scendono dalla bici col sorriso, ci devono risalire dopo, quindi se no come potrebbero rifarlo? La vittoria se viene bene, c'è il gioco di squadra perché lo possiamo fare, si devono divertire, poi strada facendo mettono a frutto tutto quello che hanno imparato e le lacune verranno colmate col passare del tempo ovviamente. Sicuramente, allora io ti do l'appuntamento sulle strade e speriamo ancora una volta questi microfoni per qualcosa di buono. Sicuramente l'impegno, ripeto, l'impegno ce l'hanno, io non dico che sicuramente verrà qualcosa di buono, però anche se dovessero essere nei primi 10 va benissimo. Bene. Tutto. Va tutto benissimo, sono ragazzi, ripeto, sono dei, io li chiamo fanciulli, così sono, non bisogna un dirizzone di dire devono arrivare, no, loro fanno quello che sono state abituate a fare, la scuola è la prima. Lo sport è una cosa che, non dico che è laterale, però è uno sfogo per loro, poi dopo entra l'agonismo e tutto il resto. Però ripeto, sono ragazzi che sono volenterosi, scendono dalla bicicletta, durano fatica e mi ringraziano anche, più di che così. Bene, in bocca al lupo. Marco Borgioli, sindaco di Chiesina Ozzanese, 35esimo anno di attività della Chiasanova, credo che sia già un bel record. Sicuramente è un grandissimo record, pensando appunto a una realtà piccola come il nostro comune, il Chiesanova, che è una frazione importante per la nostra piccola comunità, porta avanti da tanti anni questo sport che in Toscana ha una grande presa e appunto nel nostro comune sicuramente a livello giovanile è conosciuto, viene conosciuto in tutta la regione. Il grande motore è la famiglia Maionchi, che abbinata alla Toscogas stanno facendo grande questa società. Certo, non si può pensare alla Toscogas come società senza pensare alla famiglia Maionchi. Grazie al cielo ci sono queste persone che nonostante l'età continuano e ho l'impressione che continueranno per tanto tempo. Noi come amministrazione comunale cerchiamo di dare un contributo soprattutto allo sport a livello giovanile, come appunto è il caso della società. In questo periodo, un periodo molto di recessione, molto di crisi, mettere 21 ragazzi in bicicletta per la stagione 2013 credo che sia un bel risultato. Ma sicuramente sì, e bisogna, io faccio il sindaco e faccio anche il ragioniere, quindi il problema contabile penso che il problema economico penso che sia il problema più importante. Bisogna fare i miracoli e sicuramente la famiglia Maionchi riesce a farli, e tutti cominciando dallo sponsor principale, la Toscogas, ma chi può, e compreso anche il comune che darà il solito contributo, cerca di dare una mano, perché è importante lo sport e soprattutto a livello giovanile. Nel mese di agosto ricordano il fratello di Maionchi, Nevio, una giornata dedicata interamente alla bicicletta, è una giornata di sport per il comune di Chiesina Ozzanese indimenticabile, direi. Sicuramente sì, io mi ricordo appena eletto, perché non conosco tanto il ciclismo, lo devo ammettere, ma appena eletto nel 2009 partecipai proprio in macchina, seguì questa corsa e fu veramente, scoprì un mondo nuovo, così affascinante, e così interessante e tanto appunto seguito dalla cittadinanza, una grande partecipazione veramente. È un paese che poi oltretutto legato al ciclismo, ma lo sponsor principale è la Toscogas, ma lo sponsor principale è la Sagra delle Frittelle, che è quello che gli rendono molti soldi per poter andare avanti con questi ragazzi. Sicuramente sì, la Sagra delle Frittelle è un evento importante, tanto è vero che quando noi programmiamo i nostri eventi a livello comunale vengano lasciati questi spazi, perché è giusto, e ci partecipiamo con cuore, perché è un appuntamento importante, come ha detto lei, per Chiesanova, e ovviamente è un appuntamento importante per reperire dei fondi. Allora, appuntamento nostro è agosto alla giornata del ciclismo. Sicuramente sì, e vi aspettiamo, grazie. Luciano Talini,
presidente del comitato provinciale, siamo alla presentazione, la festa di chiusura e la festa di inizio stagione del 2013 della Chiesa Nova Toscogas. 35 anni di attività quest'anno è già un bel numero, già un bel record. Un bel record, è anche importante festeggiare questi 35 anni del Toscogas, che ha sempre creato e ha formato dei ragazzi fin da giovanissimo, fino alla portata fino alla categoria allievi per poi lanciarli nelle juniores. Una società che ha sempre dedicato tutto il suo tempo e tutta la sua passione per, non solo per mettere in bicicletta questi ragazzi, ma anche per l'organizzazione di manifestazioni, alle quali quella che nel mese ormai la festa del ciclismo a Chiesa Nova, che ormai da anni che si festeggia il Gran Premio Maionchi, che ora è a livello nazionale perché vengono un po' da tutte le parti, gli extraregionali sono attratti da questa gara, e questa, già un paio di anni che si viene inserito anche il comparto femminile, perciò è una giornata veramente delle due ruote che si festeggia a Chiesa Nova. Questo ne va dato atto a questi appassionati, dico proprio appassionati e volontari, che organizzano e portano avanti una società così importante, perché da queste società può darsi che oggi o domani nasca veramente un campione da poterlo lanciare nel professionismo. Come parlavo prima con il sindaco Borgioli, una società che lavora con i giovanissimi, con gli allievi, con gli esordienti, mettere 21 ragazzi in bicicletta nel 2013 credo che sia una bella soddisfazione. È una bella soddisfazione e un bel impegno da parte. Penso che Maionchi sia proprio l'artefice, il fulcro di questa società, che ha sempre voluto e ha sempre gradito la categoria giovanile, e con grande sforzo, con grande passione, con tutti i suoi collaboratori riescono a fare di belle cose, perché società così importanti, perché io ritengo veramente importanti le società che creano, non quelle che fanno quello che gli altri hanno già creato. Perciò questa è una società che crea e ne va dato atto da parte mia, perché sono appassionato del settore giovanile. Anche oggi forse ho rinunciato a una manifestazione ad alto livello per essere presente proprio a questa presentazione, perché mi sentivo in dovere di essere presente, perché è una cosa doverosa da parte mia. Certamente Maionchi è il factotum, il Deus Machina, perché quest'anno lo troviamo come presidente, come accompagnatore e come direttore sportivo, perché accompagnerà e dirigerà gli esordienti. Ma Maionchi è tutto, si può dire il factotum, il Deus Machina di questa società, è quello che penso che senza la sua presenza sarà difficile che gli altri abbiano la forza sua, perché lui contesta un po' tutti, è un contestatore, ma è anche un creatore di attività, è un creatore di idee, è un creatore di società, di una società che porta avanti da anni e che riesce ogni anno a lanciare qualcuno negli juniores. Vuol dire che è una società importante e che la federazione ne deve tenere atto e conto di questo. Siamo nel 2013, anno del mondiale. Anno del mondiale, l'unica lamentela che hanno detto i direttori sportivi, avendo 21 ragazzi da portare in giro, sono questi allenamenti sulle strade. A che punto siamo sulla pista ciclabile? Perché credo che sia nel progetto del mondiale. È nel progetto del mondiale. E dico, vada, è la prima volta che ne parlo, è la prima volta che dico tutto quello che ho sul cuore, che ho sulla lingua. Se noi abbiamo tutte le possibilità di poter effettuare questo ciclodromo, il comune di Ponte con a capo il sindaco è stato veramente eccellente, eccezionale, perché è riuscito a trovare un ambiente, un luogo destinato a che meglio non si può. Perciò io il comune Ponte Bugianese lo tengo veramente all'altezza di tutto quanto e ha fatto tutto quello che poteva fare. Quello che manca oggi è il proseguo, sono le attività burocratiche, non da parte del comune ma da alti livelli. Da parte della regione c'è tutto, i soldi ci sono già stati stanziati, se si perde questo mondiale è solo colpa, non questo mondiale, questo ciclodromo in occasione del mondiale è solo responsabilità di tecnici, di persone che tirano
la fune contro. Perciò cerchiamo, io cercherò ora nella prossima riunione alle società di fare anche una dimostrazione presso chi è di dovere, a parte con la partecipazione di atleti e società, perché questo ciclodromo, se si perde, non è colpa nostra, non è colpa del comune, ma è colpa di qualcuno che non so chi sia. Sicuramente se perdiamo questo treno credo che sia veramente finita. Come va? Dove si ritrovano? Dove si ritroveranno nella situazione economica che ora è il nostro paese? Perciò questo c'è già tutta la sponsorizzazione, ci sono i fondi, se si perdono vuol dire che siamo proprio, c'è qualcuno che non lo vuole effettivamente. Questo mi dispiace. Beh, un augurio che facciamo a Maionchi da parte del Comitato Provinciale e da Luciano Talini. Io gli auguro tutto il bene possibile e gli auguro che sia un 2013 che riesca, io non voglio dire vittorie perché non mi piace dire questo, ma che abbia tante soddisfazioni da questi ragazzi. Fabio Berti, vice sindaco e assessore allo sport del Comune di Chiesino Zanese. 35 anni di attività della Tosco Gas Chiesa Nuova. È un bel obiettivo che hanno raggiunto gli amici della Chiesa Nuova. Da parte dell'amministrazione comunale e dell'assessorato allo sport saranno sempre vicini a questa società. Io sono fortunato perché dei 35 anni della Toscogas in parallelo li ho vissuti tutti, perché abito alla Chiesa Nuova e quindi per me è un onore essere qui invitato tutti gli anni da vice sindaco e da assessore allo sport, perché ci sto dietro, perché come amministrazione seguiamo tutte le attività sportive, ma io in particolar modo mi sento un po' legato a questa gente, perché insomma con i figli degli attuali dirigenti e presidenti ci andava a giro insieme, loro correvano e io li andavo a fare il tifo, quindi ben venga che mi sono già informato, più di 20 ragazzi hanno già riaderito alla nuova stagione. E c'è entusiasmo, c'è voglia, c'è volontà, il Maionchi non lo ferma neanche l'uragano e quindi va benissimo. L'importante è che ci sia ancora gente che dà una mano, sia dal punto di vista fisico e dal punto di vista economico, che oggi è sempre più dura. È più dura anche per noi a livello amministrativo, infatti abbiamo riconfermato i contributi a tutte le società sportive, ma con più fatica ancora. Però è una cosa che vogliamo fare, una cosa che prevalentemente diamo un occhio dove ci sono i giovani, qui vedete tavoli pieni di giovani, quindi è giusto che noi amministratori si sia vicino a queste attività. Sicuramente è un paese piccolo, Chiesa Nuova Uzzanese, però a differenza di tante altre società si tiene su anche con un grande comitato che organizza la sagra, una sagra paesana che è un bello sponsor, diciamo. Noi abbiamo sempre detto che Chiesa Nuova è molto più autonoma delle altre frazioni e in certi sensi anche del capoluogo, perché vive delle proprie iniziative. Sarebbe sbagliato comunque non appoggiare, anche se loro hanno di che andare avanti e di che portare avanti le proprie iniziative, però noi dobbiamo comunque stargli in parallelo e dargli una mano. Però loro hanno forza, hanno voglia, hanno intuizioni, hanno idee. Ora di aprile nascerà una nuova Fiera degli Uccelli con un comitato della Fiera degli Uccelli, ma sicuramente troveremo il modo di inserire in qualche maniera le attività del posto. E quindi per noi è importante che queste iniziative vengano avanti, vengano portate avanti. Poi l'entusiasmo del Maionchi contagia, non è uno di quelli che lui ti prende e ti porta, ti coinvolge, quindi non è che ti riesci facilmente a staccarti dalla voglia del Maionchi di fare queste cose. Stacchiamoci un attimino da abitante di Chiesa Nuova e parliamo come assessore allo sport e vice sindaco. Un augurio che facciamo a Maionchi per il 2013. Quando uno parte, che si dice sempre, quando uno parte da imbucato un jolly come quello del Maionchi, il resto viene da sé. Però noi dobbiamo pensare che da assessore mi auguro tutto il bene dello sport che il Maionchi produce, e quindi il ciclismo giovanile, aiutare i ragazzi a capire che è uno sport sano, è uno sport praticato da gente che ha voglia di sacrificarsi già da quell'età lì, perché io parlavo ora col suo direttore sportivo e mi diceva che poc'anzi hanno fatto 2 ore di allenamento e i ragazzi quando scendono di bicicletta gli chiedono ma quando si rifà? Quindi da lì si parte, dall'entusiasmo, dalla voglia, e se abiti vicino a un contesto del genere non puoi essere che coinvolto, e se vivi in un contesto del genere sano, dove la gente vive di luce propria, perché poi comunque
c'è la volontà, c'è la voglia di ricordare chi non c'è più, gli amici che hanno fatto parte della società, a partire da Nevio Maionchi, a cui è intitolato il Gran Premio, a partire da Mauro Seglieri, un amico che è scomparso qualche anno fa, Minutoli, un altro ragazzo che comunque è del paese. Come fai a non stare vicino a chi si muove in questo modo? Sarebbe una cosa non giusta, sarebbe una cosa da non fare. Poi soprattutto, ripeto, un'attività che ha come obiettivo principale, guardiamoli, i ragazzi, come fanno a stare vicini? Certamente. Un augurio a voi, un in bocca al lupo e un buon lavoro. Un lupo a tutti, grazie anche a voi, grazie. Ci troviamo nel villaggio alberghiero Santa Caterina, questo splendido, diciamo così, villaggio alberghiero, con la signora Pieretta Puccinelli. Pieretta Puccinelli, titolare. Anche quest'anno la Tosco Gas Chiesonova è venuta a presentare la sua stagione nei suoi locali. Sì. Sono 35 anni che esiste questa società e un riconoscimento anche per voi. Grazie, è stato un piacere. Poi il signor Maionchi è amico di Romano, quindi ci fa sempre le raccomandazioni. Lui è tosto, ma però noi... Voi come avete mangiato? Buonissimo, buonissimo, bene, veramente bene. Un complimento alla cucina e poi anche a un ambiente, veramente un ambiente discreto, un ambiente eccezionale. È vero, anche il personale è bravissimo e poi questi signori li servono molto volentieri perché sono tutti della zona e quindi si vogliono bene, anche i camerieri, insomma. Sono tutti per Maionchi, guardi. Un ambiente che si presta molto anche per le feste di società e squadre. Quest'oggi abbiamo visto anche il Pisa Calcio. Sì, c'era anche il Pisa Calcio, il vecchio Pisa. È stato un piacere perché sono amici da noi da tanti anni. Quando c'era il signor Anconetani era sempre da noi. Lui Villa delle Rose. Villa delle Rose, è vero, sì. Era un grande appassionato di calcio e era un vostro cliente fisso. Ah, è nostro amico proprio col cuore, veramente. Era bravissimo ed era bravo con tutti, Anconetani, con tutti, sì. I vostri locali saranno sempre a disposizione per queste feste? Certo, matrimoni, sempre feste di questo genere, gli sportivi, Pinocchio sugli sci, insomma questi della zona vengono tutti da noi e ci fanno molto piacere. Sì. Ce ne saranno altre sicuramente nel corso dell'anno perché quest'anno, come lei sa, in Toscana si svolgeranno i mondiali di ciclismo, sì. Pertanto ci sarà un afflusso turistico anche non indifferente e credo che interesserà anche a voi. È vero, sì, è il sindaco Bellandi di Montecatini Terme, è stato veramente in gamba. È riuscita a portare questa manifestazione e vedrà che tutti ne godranno, che gli alberghi avranno più lavoro e saranno tutti un po' più contenti. Ciao Di Stefano, direttore del villaggio alberghiero Santa Caterina. Una manifestazione è quella della Tosco Gas di Chiesanova che ormai si ripete da già diversi anni. Sì, sì, noi ci onorano della loro presenza già da 5 anni e noi siamo felici che la società sportiva del territorio si affidi sempre, per quanto riguarda la parte culinaria, alla nostra organizzazione. Siamo felici di ospitare la Tosco Gas, il sindaco di Chiesina Burgioli, che è anche il nostro amato cliente e che tiene così bene il comune di Chiesina. Insomma, è una cosa che ci fa veramente piacere e ci riempie di orgoglio. Come dicevo con la signora Puccinelli, un ambiente che si presta molto bene per le, diciamo così, feste di presentazione e anche feste sportive. Quest'oggi, come dicevo con la signora, abbiamo anche il Pisa Calcio nei vostri ambienti. Sì, 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 è un ambiente molto grande, con dei grandi saloni, con attrezzatura multimediale, quindi si possono fare proiezioni su maxi schermi, collegare con i PC, con i cavi VGA, eccetera. E la parte culinaria ovviamente è molto preparata e quindi è molto adatto per società sportive in genere. Nadio Maionchi, presidentissimo della Chiesanova Tosco Gas, ha appena ricevuto un premio. I ragazzi che vanno via da te ti ricordano per sempre. Due ragazzi che vanno a correre nel bolognese, credo che per te sia una soddisfazione. Sì, è una grande soddisfazione perché sono, hai visto, bimbe, purtroppo non è perché non si volevano più. E sono aumentati i ragazzi, il sordo è sempre quello e la categoria delle donne, come sai, è quella più spendiosa perché bisogna andare in Romagna, in Toscana o nelle Marche. Sicché sono i viaggi lunghi e portano una spesa, insomma, abbastanza sostenuta e non ci si faceva più. Qualche cosa bisognava abbandonare, comunque con malincuore, però si sono sistemate in un ambiente che credo che sia sano.
Sicuramente. Mettere 21 ragazzi in bicicletta nel 2013 con la crisi che stiamo attraversando credo che sia difficile, però per voi non è così tanto difficile perché avete anche un grandissimo comitato della festa che vi dà una mano. Sì, è vero, perché diciamo che la Tosco Gas è indispensabile, però sono troppe le cose che ci vogliono durante l'anno e durante la stagione. E diciamo che quello ricavato dalla saga della frittella e va tutto in beneficio dei nostri ragazzi. Sono tanti, ma insomma in qualche maniera poi se non ci si arriva si metterà le mani al portafoglio. D'altra parte è così, in tutte le società si sente dire che c'è la crisi. No, bisogna cercare di in qualche maniera di evitarla e sostenerla, via. Parlavo prima col sindaco e con l'assessore del comune di Chiesino Zanese, dicevo non è facile trovare un paese che si autofinanzia e che sono tutti uniti e compatti per uno scopo, quello della società ciclistica. D'altra parte qualche anno indietro c'era anche una squadra di calcio, però di amatori, però dopo non lo so per quale motivo si sono ritirati e il resto è andato tutto per noi ora. E, diciamo la gente che ci dà una mano sono sempre gli stessi e speriamo di continuare avanti con l'anni e la salute che ci protegga. Va ricordato che quest'anno sono 35 anni che esiste il gruppo sportivo Chiesa Nuova. Sì, infatti prima era gruppo sportivo Chiesa Nuova Ozzanese, poi dopo col mio fratello Buonanima, il biondo, quello che sì. E titolare della Tosco Gas Dino Marchetti, che prima era Tosco Gas Marginone, e dopo quando loro hanno chiuso allora è venuto fuori Tosco Gas Chiesa Nuova e di lì è iniziato questo binomio. Iniziamo un attimino la stagione 2013, il primo appuntamento è quello della Sagra della Frittella, 10 e 17 di marzo. Esatto, sì, noi stiamo già, come l'ho detto prima, stanno già i nostri, diciamo i volontari, stanno già facendo dei giri nei negozi dove c'hanno della roba che magari loro la lasciano, non gli serve più e ce la danno a noi e noi insomma con le donne che ci abbiamo selezionano la roba e dopo si mette su diciamo questa sagra, questa fiera e nello stesso tempo la sagra della frittella, insomma è un lavoro lungo e faticoso però nell'insieme si tira avanti benissimo. Poi c'è un altro appuntamento, mi hanno detto l'amministrazione comunale, ci dovrebbe essere una sagra del canto degli uccelli. Sì, quella è a Chiesina, la settimana d'agosto, in ogni modo noi diciamo quello che si può dare si fa, però sono sempre gente del nostro comune e cerchiamo di collaborare il più possibile. Dopodiché andiamo alle gare ciclistiche con il clou di agosto, quello che si ricorda a tuo fratello, la giornata del ciclismo a Chiesa Nuova, sì. Oramai hai avuto un appuntamento a livello nazionale. Quello è un appuntamento fisso, fino a che io sarò in condizione di poter tirare avanti, senz'altro che non ci sono dubbi. Dopo poi, qualche gara di giovanissimi, però ancora non siamo diciamo, in grado di poterla affermare. Andiamo sullo sponsor, Tosco Gas. Tosco Gas non chiede niente, chiede solo e soltanto di mettere questi ragazzi in bicicletta e di comportarsi bene. Dice di mettere i ragazzi in bicicletta, serietà e non trugliare i ragazzi perché loro, se viene la vittoria, benvenuta, però non vogliono andare a sentire male a Tosco Gas qui là sotto e sopra, quello no assolutamente. La società sta lavorando molto bene, sono già tutti in bicicletta ragazzi, pertanto l'appuntamento a questo punto è sulle strade. Sì, ora vediamo ancora il calendario, non mi sembra che sia ancora uscito. No. Vedremo di cercare le gare possibilmente più vicine anche perché c'è meno spese che noi, cioè la Tosco Gas non viene mai a controllare perché sa che ha della gente con loro che cercano di fare le cose nel miglior modo possibile. Si conclude così questa presentazione dell'Unione Sportiva Tosco Gas, 35 anni di attività con tanti ospiti, abbiamo visto il sindaco di Chiesino Zanese, il vice sindaco assessore allo sport, il presidente provinciale della Federciclismo, tanti amici che sono intervenuti quest'oggi e tanta gente, tanto pubblico per festeggiare questa città che vive solo e soltanto di autogestione con la festa della Sagra della Frittella.